pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Satanassi infernali e principessa, il risultato di 5-0 per la principessa. Siamo qui con il numero 9 cognome Zambatti. Primo tempo vede giocare benissimo, il risultato di 5-0. Forse la squadra avversaria non c'è proprio quest'oggi, cosa mi dici? Quindi è stata una partita effettivamente senza storia, stiamo giocando molto bene, passaggi, abbiamo sbagliato anche il gol, però sta andando bene. Vabbè, si imbocca per il secondo tempo. Ora andiamo a parlare con i giocatori della formazione Satanassi Infernali. Portiere! Oh, Ayubas, se la fa sempre Torelli, mo tocca a qualcuno di voi. L'attacco che ha fatto qualcosa di vicino da seduto, però. Vabbè. Primo tempo che vede un po' molli, non siete proprio entrati in campo, in difficoltà su tutti i reparti, cosa mi dici? Il solito problema è la difesa, secondo me, e purtroppo facciamo circolare poco palla, di conseguenza loro ogni volta che la recuperano vanno in porta, diciamo. Forse servirebbe qualche nuovo innesto. Non lo so, perché la squadra comunque è composta e definitiva e vedremo se c'è qualcuno, insomma. Va bene, bocca al lupo per il secondo tempo. Ora possiamo dare inizio alla seconda parte di gioco. Un saluto da Kennedy, ultima partita della settima giornata Super Cup, principessa contro Satanassi Infernali, finita 11-2 per la principessa. Siamo qui con il migliore in campo in assoluto, Dragone, che consegnerà anche la medaglia, e il migliore dei suoi da mattino. Come daggio? Da mattino avete perso 11-2, non c'è stata partita oggi, sì. Soprattutto nel primo tempo non siete entrati in campo. No, e secondo avete cercato di fare qualcosina. Abbiamo sicuramente problemi in difesa, non riusciamo a far circolare la palla, in fase realizzativa non riusciamo a segnare, anch'io sto a secco ancora. E abbiamo problemi, dobbiamo aspettare solo in qualche innesto. Cosa ci vuole? Qualche innesto, eventualmente servirebbe il portiere, purtroppo infortunato, e un difensore. Vuoi dire qualcosa ai tuoi compagni per le prossime gare? Comunque di impegnarsi sempre, giocare, venire per divertirsi, che è la cosa più importante. Va bene, complimenti ancora. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Siamo qui con Dragone, non hai segnato, però ottima partita difensiva, la tua squadra poi lì davanti segna a palanca. Bravo, io non segno mai, io sto là per far segnare gli altri, non ci siamo riusciti, non fa niente. Però noi abbiamo sempre chi segna, abbiamo i vari Marino, Oliva, ci stanno problemi. Dopo questa vittoria roboante della principessa, dove vuoi la guai questa squadra? Ma noi lo vogliamo vincere il torneo, soprattutto vogliamo battere la New G, che è scarsissima. E quindi l'anno scorso ci hanno eliminato veramente una partita tipo Chelsea col Barcellona. Vogliamo batterli quest'anno e penso ce la facciamo. Vuoi dedicare a qualcuno? Sì. Io no, però ce lo dico apposta. A Clarence, Sandro, Gennaro e Pippo che se ne vanno. Che se ne vanno. Sono pezzi di vita, di storia che se ne vanno. Quelli del Milan, no. Che sono quasi dei padri spirituali. Però... Allora, salutiamo anche Brancaccio che si è fatto male, non gioca più, però ci viene sempre a seguire il capitano. Va bene, complimenti, ancora alla prossima. Ciao. Alla prossima.